Buonasera a tutti e a tutti, voi che ci state ascoltando, io sono Guido Lorenzetti dell'ANED di Milano e questo è il quindicesimo appuntamento con la memoria dei figli e nipoti che raccontano le storie dei loro familiari. È il primo e naturalmente tutti speriamo che sia anche l'ultimo che si svolge da remoto. Tutti ci aspettiamo di poter ritornare dall'anno prossimo a ritrovarci in casa della memoria, con il contorno così piacevole nel rivedere tanti amici e compagni, delle chiacchierate, del tavolo con i libri da consultare, del rapido buffet tutti insieme, insomma, tutta questa cosa che è diventata un patrimonio collaterale della nostra attività. Dati i limiti temporali imposti dalle piattaforme, la manifestazione di quest'anno, come sapete, si svolgerà in quattro puntate, tutti i mercoledì di marzo alle ore 18. Ogni volta ci saranno tre presentazioni di circa 15-20 minuti ognuna, in modo da terminare in poco più di un'ora. Io presenterò molto brevemente ogni intervento, in modo da non togliere spazio alle narrazioni. E ora consentitemi soltanto una considerazione sul concetto di memoria. La memoria è un po' il motivo dell'esistenza dell'ANED, per così dire la nostra ragione sociale. Anzitutto, la nostra memoria mantiene in vita, in un certo senso, i nostri morti, perché ne rievoca gli eroismi, le sofferenze, l'esempio. Non è una somma di storie individuali, ma è una storia collettiva, di popolo. Come di popolo è stata la nostra resistenza e l'adattazione che ne è una parte essenziale. Ma non solo. La nostra memoria è anche uno strumento prezioso di interpretazione della realtà di oggi e del futuro che ci aspetta. Pensate soltanto agli orrori che sono le concause delle deportazioni nazifasciste. Razzismo, abolizione della democrazia e della libertà, schiavismo. Sovrapprofitti, soprattutto sovrapprofitti dei grandi conglomerati industriali nazisti e infine naturalmente i genocidi. Naturalmente la storia non si ripresenta mai nello stesso modo, però in qualche modo si ripresenta e cambiato ciò che vi è da cambiare, tutti questi orrori, questi disvalori sono ancora lì a minacciare la pace e la democrazia. Che spesso con sacrificio della loro vita e comunque sempre a prezzo di sofferenze inaudite, i nostri deportati hanno conquistato per noi. Ricordarli, come facciamo sempre, è quindi un esercizio anche di politica, nel senso più alto e più completo del termine. Ricordare per essere sempre più consapevoli. Questa sera sentiremo Paolo Palmieri, che ricorderà il padre Rosario. Maria Peri, nipote di Maria Marchesi Edoardo Fequerini, e poi avremo il contributo di Franca Sapone, nipote di Giuseppe Sapone. Sto per dare la parola a Paolo Palmieri, che ricorderà appunto il padre Rosario, partigiano nella zona di Feltre, arrestato nell'ottobre del 1944 e detenuto nel lager nazista di Bolzano. Come tutti sappiamo, l'Alto Adige, come gran parte dell'Italia orientale, era stato annesso al Reich e quindi non faceva parte della Repubblica Sociale di Mussolini. I repubblichini, tuttavia, anche in questa zona, aiutavano entusiasticamente i nazisti nella repressione antipartigiana. Rosario scrisse le sue memorie molti anni dopo e queste sono state ritrovate e pubblicate solo recentemente a cura del figlio Paolo, al quale do la parola. Grazie. Grazie Guido per la tua presentazione che ci ricorda quanto sia importante il lavoro che state facendo. E qui mi fa molto piacere di ringraziare l'ANED perché si propone come un elemento di memoria collettiva. E voglio ringraziare anche le persone che mi hanno incoraggiato a pubblicare le memorie di mio padre, in particolare il sindaco di Feltre Paolo Perenzin, il presidente dell'AMPI di Feltre
Gianni Faronato e il segretario dell'ANPI, Giovanni Perenzin. Poi sono stato incoraggiato, aiutato da voi, che io non vi conoscevo, grazie a Mari Pagani, che mi ha contattato, ha letto il manoscritto e mi ha incoraggiato a pubblicarlo, e poi a Leo Girardi e a te, Guido Lorenzetti. Vi sono particolarmente grato perché mi avete rafforzato nella mia convinzione dell'importanza di non dimenticare le cose che sono successe ormai 80 anni fa. E la casa editrice Cleup, che ha avuto così il coraggio di pubblicare, di investire su questo libretto, che devo dire ha avuto un certo successo, perché in primo luogo ha fatto incontrare delle persone, ormai siamo tutti ottantenni o più che ottantenni, ha fatto incontrare queste persone che avevano delle esperienze comuni. La cosa strana è che io negli anni 70 vedevo mio padre che scriveva ogni giorno questo, e non davo molta importanza a questo suo lavoro, e neppure quando ha finito, poi a un certo punto è morto, ho cercato di capire cosa ci fosse scritto in questo manoscritto. Così è rimasto per anni, per decenni, abbandonato in un cassetto, e quest'anno l'ho ritrovato, ho avuto la pazienza di leggerlo, mi sono reso conto che era una testimonianza importante. Mio padre non aveva mai parlato tanto della sua esperienza di prigioniero politico nel lager di Bolzano, e per cui le cose che scrive in un certo senso sono nuove per me. Va bene, nella nostra famiglia si raccontava sempre di quando i tedeschi sono arrivati in casa nostra e hanno arrestato mio padre, e mio fratello si è nascosto dietro una porta e i tedeschi non l'hanno trovato. E si ricorda sempre il fatto che quando mio padre era in campo di concentramento, io mi sono ammalato, avevo un anno, mi hanno portato disperati all'ospedale e un medico dell'ospedale mi ha salvato senza avere nessuna di quelle medicine che al tempo, la penicillina c'era, però non era disponibile. E questo è il dottor Tomaseo, che è rimasto un mito nella nostra famiglia per avermi permesso di sopravvivere. E poi c'è un altro fatto che è importante, che mi ha colpito di questo libro, che non si vede non si legge nessun rancore nelle pagine che scrive. E anche una cosa che penso sia comune a tutti gli internati, tutti quelli che hanno avuto esperienze anche in campi molto più severi di quello di Bolzano. I fatti più efferati erano assunti nella normalità, si succede, che ci possiamo fare, ma succedevano cose bestiali, succedevano, l'uomo aveva dimenticato la sua pietas, aveva dimenticato il suo essere umano, per cui quando tornando al campo dopo una giornata di lavoro mio padre passa a fianco a un ragazzo che era stato ucciso dai suoi carcerieri, lui dice era steso sul fango come un Cristo in croce, e
C'è una certa di indifferenza che a me appare atroce nell'affrontare queste cose. Forse la condizione di carcerato permetteva di accettare la condizione disumana del campo di concentramento. C'è da dire che i crimini commessi in questo periodo sono inenarrabili. Ad esempio, nel settembre del 44 a Bassano del Grappa impiccano 31 ragazzi ad opera di Franz Tausch e li impiccano in modo vergognoso, cioè usano del filo della luce, attaccano al collo di questi ragazzi, li appendono agli alberi e poi ci sono i giovani della Repubblica Sociale Italiana. Questi fascisti, questi ragazzi vestiti come con quei pantaloni larghi, con quei mulini, che controllano che i loro coetanei muoiano, quindi li tirano giù per fare in modo che si soffrono. E quindi questo libro è importante anche per non dimenticare un periodo così buio come mi ha ricordato Guido, questo territorio faceva parte integrale del Terzo Reich e quindi in questo territorio si è organizzato un movimento partigiano di grande spessore che ha pagato con moltissimi caduti la sua guerra partigiana. E questa guerra partigiana nel Feltrino implicava che intere divisioni dell'armata tedesca stessero nel Feltrino a controllare il territorio invece di fare danni altrove. C'è un altro fatto che emerge dal libro di mio padre, è quello della dignità dell'uomo, dei diritti umani. Mio padre si sentiva offeso nella sua umanità, nel suo essere costretto alla prigionia, e questo non l'ha mai dimenticato, e trova questo fatto l'offesa principale che gli è stata fatta. Ci sono molti, molti spunti anche abbastanza. Non so, una mattina racconta che vede passare le fortezze volanti sopra la piana di Bolzano e erano talmente rumorose che facevano tremare l'aria. Erano evidentemente centinaia e centinaia di fortezze volanti che passavano sopra Bolzano e andavano a bombardare la Germania. E lui dice che questo rumore era come una musica che lo compensava e preannunciava la liberazione. E poi in questo luogo in questo deserto, in questo luogo così triste, in un angolo del campo trova un albero di ciliegio e nella primavera questo ciliegio fiorisce e vedi, e lui racconta la gioia nel vedere la natura sbocciare, il profumo dei fiori e quest'albero che è in contraddizione completa con tutto quello che lo circonda. Racconta del fatto che
tutta la città di Feltre, ha aiutato i prigionieri di Bolzano mandandogli ogni settimana un pacco di viveri. E questo evidentemente era la cosa più importante. E racconta anche che alcuni dei suoi carcerieri avevano delle dimensioni umane, cioè lo aiutavano per quello che potevano, e quindi non era tutta una bestialità e comportamenti disumani come avveniva nella quotidianità. E mi sembra strano che ricordi questi fatti importanti. Mi sembra che sia questo quello che volevo dire. Guido, passo a te la parola se hai qualche domanda da farmi. Io non ho fatto in tempo a leggere tutto il libro, perché me l'ha dato ieri Leo. Però la mia sensazione è che sì, nessun rancore, però non ne manda certo a dire. Tuo padre descrive gli episodi che gli sono successi esattamente come sono successi, senza caricarci del suo. Per fare un esempio, nell'Uomo e tre numeri, Enea Ferniani è molto arrabbiato e si sente che è arrabbiato. Tuo padre si sente che non è arrabbiato, non è rabbioso, ma non risparmia nulla nella descrizione di quello che succede. E forse per questo l'orrore viene fuori ancora più marcato, per questo che non chiamerei distacco, perché è una descrizione precisa. Evidentemente è stato mentre Ferniani scriveva nel 1945, tuo padre l'ha scritto negli anni 70, quando certe emozioni erano un po' svanite. Ecco, questa è la mia sensazione. La domanda è, non ne ha mai parlato con te e con i suoi familiari di questi avvenimenti? No, la cosa strana è questa, che mio padre aveva 40 anni più o meno quando era prigioniero a Bolzano, e di questa sua esperienza se l'ha tenuta tutta per sé, ma si riesce anche a capire perché quando viene portato assieme a tutti gli altri feltrini in questo Cinema Italia e le SS controllano persona per persona, lui si sente che non è giusto che lui sia messo in quelle condizioni disumane, che gli tolgano la libertà, che non rispettino la sua dignità umana. Ecco, il problema di mio padre era cercare, ma come io che sono così rispettoso degli altri, dei modi diversi di pensare, delle diverse culture, a me tocca subire un'umiliazione del genere. E forse è per questo che lui l'ha vissuta in questo modo, non ne ha mai parlato. Sì, con mia madre probabilmente, ma io ero piccolo, io avevo un anno a quel tempo, quindi non Devo dire che c'è un'analogia tra l'esperienza di tuo padre che non ne parla fino agli anni 70, o meglio, negli anni 70 non ne parla ma comincia a scriverne, e quella del nonno di Franca, il quale anche lui, no, solo negli anni 70 ha cominciato a parlare di queste cose, fino ad allora si era tenuto tutto dentro. E questo è successo a molti, mi sembra di ricordare, insomma. I Sì, motivi deve sono essere. tanti. Certo. Anche nel mio telefono. Direi che volevo chiedere anche a voi, a Franca e Maria, se avete qualche domanda da fare a Paolo, visto che siamo qua insieme.
Non mi avete sentito? Sì. Avete qualche cosa da chiedergli? In questo caso, se hai qualcosa da chiedergli, dovresti togliere l'audio. Dovresti mettere l'audio. Maria, tu hai l'audio spento. No, volevo capire solo, quindi non è stato deportato ulteriormente, ha vissuto il campo di Bolzano, poi è stato liberato, ha visto lì la fine della guerra? Nell'aprile del 45, dalla Croce Rossa svizzera che è arrivata dentro il campo, ha preso possesso del campo e ha cominciato a liberare i prigionieri. C'è un'epopea che raccontava mio padre del ritorno dal campo di concentramento, che sono partiti in un gruppo di feltrini attraverso la Valsugana, poi sono saliti su per le montagne a Passerolle e sono scesi verso Feltre incontrando i tedeschi in ritirata, essendo testimoni di come facevano saltare i ponti e le strade e di quanto fosse pericoloso questo ritornare a piedi a Feltre. E poi racconta di quando è arrivato a casa e finalmente c'era la serenità e la gioia di questa famiglia riunita. Bene, allora se non ci sono, se hai altre osservazioni, hai ancora qualche minuto, se no passiamo al prossimo intervento. Qui c'è una lettera. Esatto, Guido, c'è una domanda da Facebook, se vuoi provare a leggerla, è molto specifica. Nella narrazione di suo padre, che credo sia il signor Palmieri Rosario, ci sono ricordi di lettere che entravano nel campo di smistamento di Bolzano? Ha ricordi di un gruppo resistente presente all'interno del campo? Ha mai nominato la presenza di Don Piola? Grazie. Sì, certo. Ci sono. Ho il microfono acceso, vero? Sì. Certo. A Bolzano c'era, all'esterno del campo c'era un gruppo di supporto dei prigionieri che li aiutavano con cibo, passandogli notizie, e quindi c'era un rapporto tra la resistenza al di fuori del campo e il gruppo all'interno del campo. Certo, ha nominato Don Piola, e come? Non so se nel libro non viene citato, ma è stato un elemento molto, molto importante. La parte cattolica di questi prigionieri è sempre, mio padre ha sempre messo in evidenza che lui era un cattolico, un cristiano cattolico di quelli di... lui citava la Pira, ad esempio, no? Il vescovo di Feltre e Belluno è andato nel campo a visitare i prigionieri. Mio padre era uno di quelli che maggiormente apprezzava la presenza del vescovo e l'assistenza del vescovo. Tra l'altro questo vescovo era uno di quelli che aveva sfidato le SS, perché quando a Belluno avevano impiccato i partigiani, lui aveva preso una scala e era andato di fronte alle SS a benedire i corpi e a tirarli giù dalla forca. Quindi è stato, mi sembra che si chiamasse Bourdignon, è stato un elemento molto importante. C'è sempre questa contrapposizione tra la parte, tra virgolette, dei comunisti e la parte dei cristiani.
Mio padre non era un comunista, ma era un cristiano di quelli, mi piace ricordare le acri degli anni 70 o 80, cioè era una persona che teneva molto ai diritti umani, al riconoscimento delle diversità, eccetera. Quindi certo Don Piola è stato ricordato, e c'era anche un altro sacerdote dentro nel campo. Grazie, ho risposto, penso. Mi sembra proprio di sì. Ci sono altre domande? Allora ti ringrazio per ora, Paolo, e passerei darei la parola a Maria Peri. Maria Peri è nipote di due nonni importanti, Maria Marchesi e Edoardo Focherini. E Maria ha scritto una tesi di magistrale, no? Basata sulle lettere che la nonna scrisse al nonno prigioniero, prima a Bologna, poi a Fossoli, da cui sarebbe partito nell'agosto del 44 per Flossenburg per non tornare. Per inciso, ho visto la tesi di Maria e c'era scritto summa cum laude. Complimenti Maria, bravissima. Intanto grazie e buon pomeriggio a tutti. Aspetta che aspetta un secondo, volevo dire solo due parole. Focherini è, come voi sapete, un beato della Chiesa Cattolica, giusto fra le nazioni allo Yad Vashem di Gerusalemme, perché aveva aiutato in tutti i modi gli ebrei a sfuggire alla persecuzione nazista. E quindi riprendo quello che ha detto Paolo a proposito dei cattolici. La loro presenza era molto nutrita nel campo, nei campi di sterminio. C'erano addirittura, non so se lo sapete, ma a Dachau c'era una baracca dei preti, la baracca dei preti in cui furono confinati più di 2500 preti. Tra di loro c'era anche un beato che fu fatto beato da Papa Francesco pochi anni fa, nel 2013. I nazisti avevano un particolare odio nei confronti dei cattolici e dei preti, perché la loro religione, diciamo così, chiamiamola così, era l'antitesi della religione cristiana, e quindi non ce l'avevano solo con i cattolici, evidentemente, anche con i pastori protestanti. E questo loro, il contributo dei cattolici e dei protestanti alla deportazione, alla resistenza, non è, secondo me, stato messo abbastanza in rilievo. E quindi viene giusto in questo momento il contributo di Maria, che parla dei suoi nonni. A te, Maria. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Ecco, io devo dire che in ANED, ormai da tanti anni, ho trovato sempre una grande accoglienza per le varie storie, no, che portavamo con i nostri vissuti di figli e nipoti. Ho sempre trovato davvero una famiglia che aveva voglia di scoprire storie nella loro diversità, e quindi ho sempre molto apprezzato, anche appunto da tanti anni apprezzo questo clima, che è un clima davvero familiare. Come anticipava Guido, mio nonno è Edoardo Focherini, che appunto è stato deportato e non è tornato, e in realtà probabilmente la prima accusa è il suo ruolo di amministratore per l'Avvenire d'Italia, che all'epoca aveva sede a Bologna in via Mentana, l'Avvenire di oggi, e solo in un secondo momento hanno anche scoperto il suo impegno per gli ebrei, e questo è quello che ha fatto sì che anche davanti a una possibilità di ritorno a casa attivata dal vescovo di Verona e dal vescovo di Trento di allora, non ci sia stata poi possibilità, perché diciamo le aveva fatte troppo grosse, no? Si era esposto come antifascista, in più persino salvava gli ebrei. Su di lui ci sono vari titoli, la biografia, le 166 lettere tornate dai vari luoghi di internamento e concentramento, e vari testi che raccontano un po' la prospettiva e di questa sua vita molto ricca, anche se è breve, perché è morto a 37 anni, e diciamo che dopo un po' di anni che ho anche la fortuna e il piacere di poter raccontare la sua storia a chi lo chiede, associazioni anche in questo caso di vario tipo, scuole e varie realtà,
è nata anche la curiosità di approfondire un po', come dire, l'altra, no, metà della storia, la storia di Maria, della moglie, anche perché mi era sempre stato detto, nei ricordi, nei racconti di famiglia, che tutto quello che Edoardo aveva fatto era pienamente condiviso dalla moglie. Una scelta quindi di impegno pubblico nel giornale, nella diocesi, lui era stato anche presidente diocesano di Azione Cattolica, l'impegno per la buona stampa in un momento in cui, come dire, in dittatura la buona stampa era quasi un miraggio. E quindi in questa condivisione io trovavo la grandezza di una coppia, ma sapevo solo la prospettiva di Edoardo, perché abbiamo tanti documenti, ci sono queste sue bellissime lettere. E come dire, con l'occasione di fatto di una tesi magistrale da scrivere, ho provato a prendere in mano dei documenti molto preziosi sui quali mi piacerebbe anche poi magari confrontarmi con voi se ci sono altri casi di questo tipo, perché nell'archivio della famiglia Focherini ci sono 22 lettere tra le tantissime che Maria ha scritto ad Edoardo e che Edoardo le restituisce, o meglio le scrive di avere ricevuto. Ecco, queste 22 lettere sono tornate al mittente. Quindi Maria scrive moltissime lettere, Edoardo le riceve quasi tutte, alcune tornano indietro. Sono lettere che ci restituiscono, come dire, anche Maria Marchesi, che io ho conosciuto solo anziana, nel suo essere donna di 35 anni, quindi giovanissima, molto innamorata del suo sposo, che condivide con lui dei mesi decisamente intensi e faticosi, anche perché aveva appena affrontato la settima maternità. E quindi, come dire, un po' mi è incuriosito da una parte valorizzare questi documenti, perché storicamente ritengo che abbiano una, come dire, un'unicità, e se non è così, e mi dimostrerete che non è così, tanto meglio, no? Perché riscoprire tante singole storie ci aiuta poi a capire la storia con la S maiuscola. E sono anche, come dire, lettere molto belle, di una persona che comunque amava scrivere, aveva un buon italiano, sono lettere ricche anche nel vocabolario, e sono lettere anche ricche di quei sentimenti che noi poi trovavamo solo nelle lettere di Edoardo. Quindi in qualche modo ho provato a ricostruire da una parte la biografia della nonna, quindi le sue origini trentine, alle quali sia Edoardo che Maria tenevano moltissimo, gli anni della famiglia che nasce, costruisce qualcosa di bello e di nuovo insieme, ma anche in Maria c'era un aspetto più privato, più domestico, ma di contrarietà al fascismo. Mi vengono in mente alcuni aneddoti. Le figlie grandi ricordano che Maria ha iscritto nella città in cui vivevano, a Carpi, dove io tuttora vivo, aveva iscritto i suoi figli per andare a scuola dalle suore, non solo perché loro ci tenevano, Edoardo e Maria ci tenevano che i loro figli ricevessero un'educazione religiosa, ma perché se andavi a scuola dalle suore non eri obbligato a iscriverti ai Balilla o alle piccole italiane, e Maria non voleva che i suoi figli ricevessero quel tipo di educazione, quel tipo di stile. Altrettanto sono rimasta sorpresa quando tra le carte ho trovato alcuni numeri dell'Unità. Devo dirvi, molto sorpresa che a casa dei miei nonni ci fossero dei numeri dell'Unità, tra l'altro, no, degli anni del fascismo, quindi li hanno anche conservati con il rischio e il pericolo che sapete bene. Mi sono molto incuriosita, in realtà la motivazione è molto semplice, sono articoli che riguardano Giacomo Matteotti, la sua sparizione e il suo ritrovamento vittima del fascismo. Edoardo e Maria erano particolarmente legati a Giacomo Matteotti perché anche lui aveva origini trentine, proprio del paesello di fronte a quello di Edoardo in Val di Peio. Quindi ho ritrovato, devo dire, una donna molto convinta della sua fede, dei suoi grandi valori, ma anche piuttosto attenta alla contemporaneità. Non era certo una donna, come dire, tutta casa e chiesa. Quando poi Edoardo non tornerà, Maria si troverà a dover affrontare varie situazioni legate appunto alla deportazione di Edoardo. Pensate solo alla difficoltà di avere un certificato di morte che le avrebbe poi l'avrebbe aiutata a riscattare un'assicurazione vita che Edoardo aveva fatto. Ma per quanti mesi un deportato non risulta in quei momenti di dopoguerra da nessuna parte, su nessuna carta? E poi si trova anche a gestire dei beni che Edoardo aveva ospitato a casa loro come deposito. Maria si deve mettere in contatto con una famiglia di ebrei genovesi, e tra l'altro di questo De Benedetti sono state scoperte adesso più di 100 lettere da fossili che verranno, si spera, molto presto pubblicate,
e Maria ha degli oggetti, si parla di un baule di questo deportato e deve occuparsi chiaramente della corretta restituzione. Quindi una donna che vive la sua contemporaneità, il suo dramma di essere rimasta vedova, ma sempre molto attenta alla società e alle sue esigenze. Guardare i documenti dell'archivio che riguardano Maria, non so, penso ai biglietti in occasione del matrimonio o della nascita dei figli, ci ha dato anche dei nuovi elementi. Perché, per esempio, noi sappiamo che Odoardo ha organizzato con il suo collaboratore, Don Dante Sala, e alcuni altri questa rete di aiuto per gli ebrei dal settembre 43. Ma sappiamo anche da un biglietto che prima non avevamo sufficientemente considerato che l'ultima figlia Paola nasce in agosto, quindi prima di settembre 43, e un ebreo modenese ringrazia già Odoardo e Maria per tutto quello che di buono e di bene stanno facendo. Quindi ci conferma un'attivazione di Odoardo precedente al settembre 43. Sono tutti piccoli frammenti che rimettono in piedi una coppia davvero interessante e devo dire ancora estremamente attuale. I problemi che loro affrontano sono quelli di una società complessa in cui bisogna appunto stare attenti a non farsi imbrigliare tra idee e propaganda e che affronta il tema della diversità, dell'aiuto a chi è più in difficoltà. Il centro appunto di questi documenti, devo dire molto ricchi, restituiscono anche una bella immagine di famiglia, ma anche della cittadina che era Carpi all'epoca, ci sono appunto queste 22 lettere concentrate in particolare in due momenti, uno nel maggio del 44, l'altro nel settembre del 44. Io vi faccio notare che Maria scriverà l'ultima lettera che torna indietro, è scritta nel maggio 45, Odoardo è già morto da alcuni mesi, ma lei non lo sa e ancora spera. Ecco, c'è un primo nucleo di 7 lettere che tornano indietro dal carcere di San Giovanni in Monte in Bologna. In quel momento, cioè in quei giorni in cui le lettere di Maria tornano indietro, è successo che a Bologna hanno arrestato il sacerdote che aiutava molti prigionieri a far uscire lettere in modo clandestino. Ecco perché in quei giorni tutto quello che dovrebbe entrare normalmente in carcere viene bloccato, pacchi e lettere non entrano. Ecco perché Maria riceve indietro 7 lettere. L'altro nucleo grosso è di settembre 44. Odoardo in quel momento è a Bolzano, lei continua a scrivere con grande assiduità, ma Odoardo poi parte per Flossenburg, quindi le lettere tornano indietro. Io non so se fosse così normale che le lettere dai campi tornassero indietro, io devo dire che non ho mai sentito testimoni raccontare di lettere tornate indietro, appunto dei familiari tornate indietro. Di fatto abbiamo questo nucleo molto prezioso che ci restituisce l'altra parte, no? Noi sappiamo che sopravvissuti, chi è passato per i lager ha vissuto un dramma unico, irripetibile, molte volte difficilmente condivisibile, però è anche interessante entrare nei panni di chi era a casa, chi aspettava, che soffriva e che ogni giorno ansimava, come dire, per una lettera, per un messaggio, e poi arrivavano questi lunghi mesi di silenzio. Poi con la fine della guerra alcuni sono tornati a casa, ma per molti il silenzio è rimasto ed è stato per sempre. Quindi devo dire, la mia curiosità è nata appunto da la fortuna di avere tanti documenti a cui mettere mano, c'era una bella serie di faldoni da spulciare, ma poi anche perché in questi anni, andando in giro a parlare di Odoardo, le domande delle persone, della gente comune su Maria sono aumentate. Ma come ha fatto dopo, come è sopravvissuta, ma i figli come hanno reagito? Quindi anche la curiosità delle persone che davanti a una figura sicuramente rilevante e densa come Focherini riescono a vedere oltre, riescono a vedere, o meglio, chi c'era accanto. E dalle lettere di Maria si può capire, se sappiamo che Odoardo era una persona appunto molto particolare, molto, oggi diremmo molto avanti, da queste lettere possiamo capire perfettamente perché Odoardo si è innamorato proprio di Maria. Si sono proprio trovati, no? Due persone dai grandi valori, dalla grande voglia di vivere, ma anche di mettere in discussione questa vita per il bene degli altri. Il libro è fresco fresco perché è uscito a gennaio, vi mostro la copertina, la casa editrice è quella, è l'AVE, è la casa editrice dell'Azione Cattolica, proprio perché sia Odoardo che Maria sono cresciuti in questa associazione, mi sembrava anche giusto che fosse questa casa editrice a portare in giro le loro storie, come ha fatto anche già con altre pubblicazioni.
il quadro che viene fuori è quello di una donna, di una madre, di una sposa, poi di una nonna anche, molto interessante, molto profonda, devo dire con grandi sofferenze, perché ha perduto purtroppo parecchi membri della sua famiglia fin da giovane, poi ha perso il marito, poi ha perso anche un figlio di 11 anni, senza però mai perdere la speranza, anzi continuando a portare avanti le sfide, no, di Odoardo, l'accoglienza, l'attenzione a chi aveva più bisogno, proprio come una condivisione, proprio come una promessa reciproca. E anche nelle grandi difficoltà, ecco, non si è fermata, anzi, ha trovato proprio, come dire, purtroppo nell'assenza del marito, un motivo in più per insegnare queste cose ai figli e ai nipoti. Io qui mi fermo, poi magari se volete commentare, ben volentieri. Io ho subito una curiosità, che è questa. Poi abbiamo un contributo sempre di Salvatore Emanuele Passaro. La curiosità è questa: io ho trovato in casa le lettere clandestine che mio padre scriveva da San Vittore da Fossoli. Insieme a queste lettere clandestine, quindi che uscivano clandestinamente, ci sono alcune lettere scritte su carta intestata del campo di Fossoli, perché pare che a Fossoli loro avessero il permesso di scrivere un paio di lettere al mese su carta intestata del Dürichanglager, del campo di transito, e soggetti a censura, tant'è vero che quelle che ho hanno il timbro censuriert. Come mai tuo nonno non è riuscito a scrivere niente a tua nonna, neppure, diciamo così, ufficialmente? No, beh, in realtà delle 166 lettere che sono tornate, che Maria ha ricevuto, la maggior parte sono clandestine. Sapete che ogni luogo, almeno in Italia, aveva le sue vie, no, per uscire. A Bologna si facevano pagare profumatamente le guardie, a Fossoli invece anche quantomeno c'era un parroco che finché è riuscito ha dato una mano, Don Francesco Venturelli. Poi Odoardo era di Carpi, quindi conosceva le persone che entravano al campo per portare il pane, per aggiustare un vetro, insomma c'erano contatti. A Bolzano lavorava nell'ufficio postale, quindi è riuscito anche lì, insomma, a intrufolare. Devo dire che se ne è inventate di ogni, perché infatti appunto la maggior parte sono clandestine, ma qualcosa fra queste di carta intestata c'è. E confermo l'intestazione del Dürichanslager, i timbri, la censura e quant'altro. Sì, sì, c'era a Bolzano, c'è proprio a Fossoli c'è la carta intestata, sì, sì. Sì, ma tu quindi hai pubblicato solo le lettere di tua nonna, non quelle delle risposte del nonno dal campo? Allora, le lettere di Odoardo sono in questo volume, già raccolte. Devo capire come, ecco, come andare per il dritto. Ah, ci sono. Ci sono pubblicate. Queste sono una riedizione, perché c'era una edizione più antica, ma per fortuna, devo dire, dopo 15 anni circa, la ricerca era andata molto avanti, quindi anche tante note interrogative delle lettere erano state sciolte. La novità, appunto, invece, erano queste lettere di Maria tornate al mittente, che non erano ancora state prese in mano in un apparato, come dire, anche un po' critico, in relazione, spiegando le note, spiegando appunto un po' la biografia. Non sono riuscita a leggere, c'era però tutto il richiesta. Sì, adesso la riprendiamo. Ecco, ho trovato. Ecco, la puoi leggere direttamente tu. Sì, gentilissima signora Peri, sappia che ho trovato tracce di suo nonno Odoardo Focherini imprigionato nel forte di San Leonardo a Verona, prima di essere poi deportato nei lager d'Oltralpe. Sì, perché da Fossoli, col fatto che i ponti sul Po erano, non prendevano il treno diretto, anche se il Brennero, la linea del Brennero passa per Carpi, dovevano arrivare a Verona e poi ripartire. C'è un bigliettino, se ricordo bene, in cui è presente il nome di suo nonno, che è consegnato a Don Carlo Signorato. La mia domanda è: in famiglia avete ricordi o lettere della sua presenza da internato a Verona? Grazie, io sono un ricercatore ANED Verona e ho curato una pubblicazione di questi documenti che saranno, ma rimangono i puntini puntini. Allora, Salvatore Emanuele Passaro, trovi, visto che siamo anche su Facebook, il mio nome, la mia identità, e mi puoi scrivere magari più in dettaglio, che rimaniamo in contatto, visto che l'ANED è una famiglia, in famiglia, no, si rimane in contatto, quindi ben volentieri. Di passaggio di Odoardo a Verona non ci sono tracce, se non per l'interessamento dello stesso vescovo,
e del suo segretario, che peraltro era anche un parente dei Focherini, che dice che si è messo in mezzo con l'SS e con il comando SS di Verona per farlo liberare. Questa cosa poi purtroppo non ha avuto seguito. Pensate che la notizia della liberazione era giunta anche a casa, per cui Maria si illumina, no? Possiamo solo immaginare l'illuminazione e l'illusione, perché poi in realtà Odoardo comunque passa per Verona e poi arriverà a Bolzano, poi proseguirà per la Germania dove non fa ritorno. Quindi benvenga tutto ciò che si può continuare a rintracciare, anche solo una traccia, perché appunto il fare famiglia vuol dire anche condividere e costruire insieme una memoria sui documenti, no? Sulle nostre emozioni certamente, ma anche sui documenti. Quindi grazie mille dell'intervento, poi appunto privatamente ci possiamo sentire su un social, insomma non tanto privato, ma ci troveremo. Grazie mille. Mi sentivo sola, meno male che siete tornati anche voi. Vedi in famiglia come funziona. Comunque una Maria, storia... Non ho sentito le ultime cose. Non ho sentito le ultime cose che hai detto, Maria. Tutto tranquillo, è che mi ero trovata da sola e per fortuna invece sono tornati i miei compagni di avventura, quindi era già tutto più facile. Bene. Allora, grazie. Due parole su Giuseppe Sapone, nonno di Franca. Giuseppe Sapone era un antifascista, arrestato nel marzo 1944, come al solito, in seguito a una delazione di un vicino di casa, al momento della grande repressione nazista degli scioperi del marzo del 1944. In quel periodo fu arrestato anche mio papà, tra l'altro. Il suo è l'itinerario di molti dei nostri deportati, San Vittore, Fossoli, Mauthausen, e da lì a Gusen, alla Granitenwerke, alla cava di granito, dove chissà, forse avrà conosciuto mio padre Andrea, che lavorava come schiavo anche lui lì. Tornato in Italia a fine giugno 1945, come tanti non ha parlato a nessuno della sua esperienza fino agli anni 70, quando ha cominciato a parlarne con le nipoti bambine. Questa nipote, che adesso non è più una bambina, ha parlato invece di suo nonno, ne ha scritto e adesso ci racconta qualche cosa a te, Franca. Allora, intanto buonasera però a tutti, non ti vediamo, ormai siamo qui. Dovresti, mi sentite? Dovresti mettere sullo schermo perché non ti vediamo più. Ti sentiamo ma non ti vediamo. Franca, devo fare qualche cosa? Vediamo. Franca, noi ti vediamo invece. Io vi vedo. Allora, solo voi la vedete? Forse che ha problemi? Sì, noi la vediamo. Sono tagliato fuori. Va bene, basta che ti sentiamo, che io ti sento. Perfetto. Allora, intanto buonasera a tutti. E, tra l'altro, oggi è la ricorrenza proprio dell'arresto di mio nonno, perché mio nonno è stato arrestato il 3 marzo del 44. Tra l'altro, scusate se poi dopo mi sfugge, volevo fare un grande ringraziamento, a parte l'ANED di Milano, alle ANED di Sesto San Giovanni, nello specifico a Giuseppe Valotta, perché grazie a lui nel 2011 ho avuto modo poi di ricostruire tutta la storia di mio nonno, ovviamente, perché il nonno, che qualcosa forse aveva raccontato negli anni passati, ma proprio a spizzichi e bocconi, l'ha poi tirato fuori all'inizio degli anni 70, poco tempo prima di andarsene, perché vivendo con me mia sorella, è specifico che lui per noi è stata una figura importantissima, perché è stato per 3 anni una figura di papà nonno, in quanto suo figlio, mio papà, è venuto a mancare 3 anni prima di lui. Per cui si è creato questo rapporto ancora più profondo. E lui probabilmente ha capito che doveva lasciare questa eredità morale, anche se terribile, che però si era tenuto dentro per tanti anni, e mentre noi giocavamo intorno a lui e lui era seduto sulla sua poltrona, ha cominciato a raccontare la sua storia.
e si sa che i bambini comunque sono curiosi, apprendono, e l'ha fatto in una maniera che poi ho capito diventando adulta e grande, in grado di capire, in maniera intelligente, perché anche se ha raccontato come poteva raccontare dei bambini quello che è stata la sua esperienza di deportato, la fa di, come a dire, voi ricorderete quello che io vi sto raccontando. Mio nonno era una persona come noi, appunto, come ha detto Guido, normale, che lavorava e si è trovato in questo contesto in cui la libertà di pensiero non c'era, e è stato arrestato, ha fatto il percorso di tanti, e l'11 di marzo del 1944 è arrivato a Mauthausen, è stato immatricolato con la matricola 57396. E il suo lavoro appunto è stato, come papà di Guido, quello di andare nelle cave di Gusen, per cui un lavoro sicuramente massacrante, come tanti di noi sanno per i racconti che ci sono stati poi lasciati. E mio nonno aveva un'età allora impensabile alla sopravvivenza, perché quando è stato deportato aveva 54 anni. Voi pensate, un uomo a 54 anni che è riuscito a resistere, vuoi per forza fisica, vuoi per forza morale, vuoi per un pizzico di destino che è stato dalla sua parte, è riuscito a tornare. Il ricordo dei racconti del nonno è che lui ha cominciato dicendo: io sono stato a Mauthausen, in campo di concentramento, e quello che mi è sempre rimasto impresso è che, quando racconto la sua storia, dico che lui non ha mai parlato al singolare, ha sempre parlato al plurale, ha sempre detto: ci picchiavano, ci torturavano, e ci mettevano nudi in mezzo alla neve, per farvi un esempio di quale cose bestiali siano state fatte a queste persone. E però, cosa che ho riscontrato appunto anche nel papà del signor Paolo, che cosa? Che queste persone, nonostante la sofferenza che hanno avuto, è come se questa parte drammatica della loro storia, in un certo senso, sono riusciti a metterla da parte e a ricominciare a partire, ad affrontare la vita e a viverla per quello che era possibile, in positività. Perché io il ricordo comunque che ho di mio nonno è quello di una persona che ci ha lasciato in eredità l'amore della vita, per la vita, e la forza comunque di combattere e di andare avanti. E io sono cresciuta a portarmi dietro il suo racconto, perché sicuramente lui, come tanti di loro, una parte della sua persona è rimasta là, con i compagni che non sono più tornati, perché penso che se un uomo ha 82 anni, alla vigilia del suo lasciare il mondo, racconta questa sua storia alle sue nipotine mentre erano intorno a lui che giocavano, perché ha capito che questa sua esperienza terribile doveva rimanere, doveva essere raccontata, perché all'inizio degli anni 70 ancora non si parlava tanto di queste cose, i testimoni ancora non parlavano tanto. Io so di gente con cui parlo, a volte si avvicina e mi dice: ma sai che mio zio, mio nonno è tornato, non c'è stato verso di raccontare, di farle raccontare niente, si sono tenuti tutto dentro, per cui c'è stato sicuramente un trauma dell'anima, oltre che del fisico, che è stato devastante. E mio nonno probabilmente, non so, ha guardato avanti, dico che è stato lungimirante, lui uomo del 1889 ha capito che questa storia andava raccontata, perché vedeva all'orizzonte, avrà detto: si potrebbe ripetere quello che è successo a noi, perché loro comunque hanno avuto il coraggio di lottare e di avere la forza di dire: la mia idea è questa, io non mi piego a una dittatura a costo di rischiare poi la vita e così via, per cui ci lasciano in eredità il coraggio di esternare le proprie idee, i propri pensieri e di riflettere e pensare, perché quello che è stato si può ripetere ancora, come
abbiamo sentito dire da tante persone, per cui io quando ho l'occasione questa testimonianza la porto, perché è importantissima, è una cosa che va ricordata e va portata avanti sempre, e grazie all'ANED che mi ha dato modo stasera comunque di raccontare in maniera più ampia, allargata, questa storia del nonno, che la gente ascolti, perché tra l'altro io faccio parte di un gruppo, I Gatti Spiazzati, che è un gruppo che fa delle visite guidate per Milano e che sono stati inseriti nel progetto delle pietre d'inciampo. E mentre si fanno queste visite guidate, ci si ferma appunto, a seconda di dove si va, anche alle pietre d'inciampo, e si ricordano queste persone, che si sa che le pietre d'inciampo sono dedicate a chi non è più tornato, per cui si ricordano queste persone e si racconta la loro storia. E quando io ci sono a modo di essere con loro, racconto anche la storia di mio nonno, perché comunque la gente si avvicina e chiede. Dobbiamo sempre essere vivi, attenti e raccontare, perché ecco, la gente quando si avvicina, magari sono 30 persone, se ne avvicinano due, però sapete cosa mi dicono? È importante sentire e ascoltare quando viene raccontato in televisione, che comunque sia ascoltare testimoni o nipoti di testimoni, ma sentirlo raccontato dal vivo ancora di più si arriva a capire quello che è stata l'esperienza di queste persone. Grazie, per me è stato un piacere, penso di aver detto le cose più rilevanti. Comunque il messaggio finale che do è mio nonno, che parla sempre al plurale, comunque l'unità tra queste persone in un momento di sofferenza, di lotta. Io so che mio nonno, persona molto forte, ha aiutato anche alcuni suoi compagni, perché quando tornavano comunque dalle cavi di pietra, da queste cavi di granito, come ha detto Guido, o di pietra, insomma, il lavoro era massacrante, qualcuno non ce la faceva, e chi non ce la faceva, se cadeva per terra, il finale era comunque purtroppo un colpo di pistola. E so che mio nonno, che aveva più forza fisica degli altri, ha aiutato anche i suoi compagni a ritornare indietro dal campo di lavoro, e insomma, comunque sia, rimane vivo il suo ricordo sempre. Grazie infinite, grazie. Renato Sarti, questa osservazione dell'uso del plurale è molto molto interessante anche dal punto di vista narrativo. Ha un significato importante che travalica l'aspetto individuale, significa coinvolgimento con gli altri, solidarietà, annullamento voluto consapevole di quello che potrebbe essere una parte personale. Renato, mi hai tolto le parole di bocca, ma tu le hai dette molto meglio, certamente molto meglio queste cose. E quindi se avete qualche commento da fare rispetto a questa osservazione di Renato. Mi fa piacere, perché io questo lo dico lo dico sempre, che mio nonno ha sempre parlato di strada. Posso fare un commento, Guido? Sì. Sì, Paolo. Mi è piaciuto molto la narrazione che hai appena fatto. Ma è soprattutto un'osservazione che... E questi tornavano da questi campi della morte, di concentramento, da queste situazioni disastrate, con la morte nel cuore e davanti la prospettiva di una vita nuova. Se penso, mio padre, come vi avevo già detto, non mi ha mai almeno troppo piccolo, non ha mai parlato della sua esperienza nel campo di concentramento. Però appena uscito dal campo di concentramento è diventato iperattivo, ha fatto parte del Comitato di Liberazione Nazionale, ha fatto parte del comitato che andava a raccogliere negli ospedali quelli che gradualmente tornavano dalla Germania. E per me è una dimostrazione di voler superare un periodo buio presentando delle nuove prospettive di vita, un dinamismo nuovo.
E penso che anche il tuo nonno abbia fatto così. Sicuramente. Anche perché due cose. Uno, io avevo chiesto a Giuseppe Valotta, ma come mai le persone si sono chiuse? Ha detto, perché purtroppo ahimè quando sono tornati, tanti avrebbero voluto, a parte che erano distrutti nel fisico e nell'anima, però si, sai, sono stati curati e così via, e si sono magari sentiti dire sei sopravvissuto, ce l'hai fatta, vai avanti, e per cui a quel punto raccontare quello che avevano vissuto diventava più complicato. C'era una voglia di ripartenza, poi vabbè, mio nonno quando è tornato a casa aveva figli grandi ma aveva ancora figli piccoli, e poi tragedia delle tragedie, uno dei suoi figli purtroppo è scomparso, arrestato e così via, non si è saputo più niente, e per cui c'è, cioè, dolore su dolore, ma poi la vita piano piano riprende le sue cose, ci sono altre cose a cui pensare, e ti porti dentro questo masso, perché io dico è un masso comunque che poi si è tenuto dentro, e lo dico sempre, non mi voglio ripetere, a 82 anni un uomo che racconta queste cose perché dice io devo lasciare detta questa mia storia perché non va dimenticata assolutamente, ma va portata avanti nel tempo. E poi la pluralità è quella che mi ha sempre colpito, il fatto che lui ha sempre parlato al plurale quando ha raccontato noi bambine, sempre, sempre, sempre. Questo è, io la vedo una cosa di, nella sofferenza, io dico sempre questa unione, questa solidarietà nella sofferenza che questi uomini hanno vissuto. Ricordiamo anche che quando loro sono tornati, man mano che loro tornavano dai campi di concentramento, non è che arrivavano in un paese dove tutti stavano bene, e quindi la gente aveva sofferto anche lì, anche in Italia, per la guerra, c'erano stati anche lì morti, distruzioni, di tutto, e quindi c'era meno voglia di stare a sentire le disgrazie altrui, perché avevano anche le loro, e quindi non tutti si sono sentiti, per così dire, accolti nel modo con cui si accoglie chi è tornato come un eroe da una situazione terribile, e questo probabilmente ha favorito anche la reticenza di molti, che è andata avanti per molto tempo, come nei vostri due casi, dei vostri due, di tuo padre Paolo e di tuo nonno. Quindi non so, forse c'era anche questo aspetto. Sicuramente è bellissimo il fatto della considerazione del noi eravamo, perché dà la sensazione della fratellanza, dà la sensazione anche della storia collettiva del popolo, insomma, di quella parte di popolo italiano, perché durante l'occupazione, diciamo così, che c'è stata l'Italia peggiore e l'Italia migliore. Loro facevano parte dell'Italia maggiore, ed erano una storia collettiva di popolo, non popolo maggioritario, perché come tutti sappiamo chi ha aderito alla resistenza è stata una minoranza, però una minoranza consistente, che era un popolo, una parte di popolo, appunto la parte migliore dell'Italia. È vero. Se ci sono altre osservazioni da parte di qualcuno... Altrimenti io dimmi Paolo. Volevo dire che l'esperienza di questa sera è stata molto bella per me. Io sto conoscendo l'ANED adesso e vi devo dire che state facendo una cosa veramente importante, bella per il nostro passato, per la nostra storia. Questo può far rivivere queste cose che avevamo dimenticato. E poi anche perché in questa condizione, situazione politica, è importante far capire che c'è una differenza fondamentale tra chi ha fatto una scelta della libertà, della democrazia, eccetera, e quelle che invece sono stati dalla parte della Repubblica Sociale. Io non vorrei mai che fossero messi sullo stesso piano i repubblichini con i movimenti di libertà e di democrazia. È una cosa vergognosa.
ho finito. Guido, scusa, non so se vedi che c'è una domanda di Silvia Ciobin. Sì, io purtroppo non posso rispondere perché mio padre non è tornato, ma voi, Paolo e Franca, potete rispondere forse. Cosa dicevano loro sul fascismo che tornava a farsi sentire, a fare la voce? Forse aveva visto lontano il nonno, aveva capito che sarebbe successo ancora, perché nel 1972 eravamo in un momento, tra virgolette, in cui ero bambina, però cioè, si pensava che purtroppo non sappiamo, nel 1972 ancora non, cioè eravamo in una fase in cui era tra virgolette lontana la guerra, ma non eravamo a quello che poi si sta ripresentando adesso. Stavo guardando anche l'altra sera un programma dove comunque si è ricominciato questa cosa, appunto, di questi gruppi che si sono formati, che fanno ancora, non lo so, dico, mio nonno, penso, come dico io, aveva visto forse lontano, avrà detto raccontiamo, perché quello che è successo si ripeterà ancora, punto di domanda, avrà detto, probabilmente talmente aveva tenuto in memoria questa sua cosa, cioè il fatto che è arrestato perché aveva un ideale, lui che era un operaio e manifestava una sua idea. Questo posso dire, perché purtroppo non è più con me da tanti anni, non posso dare una risposta. Per quello che riguarda mio padre, lui ha sempre difeso i principi della democrazia, della libertà. Lui era un democristiano. Negli anni 60 e 70 i democristiani sono sempre stati messi un po' nell'angolo, ma lui con coraggio portava avanti le sue idee e è sempre stato contrario a tutti quei fatti che sono accaduti negli anni 60 e 70, questi rigurgiti di fascismo, le bombe sui treni, eccetera. Lui aveva delle idee molto chiare, la sua società era una società di convivenza civile, di rispetto delle opinioni degli altri. Ha sempre detto questo. Bene, se non ci sono, vediamo. Lei ricorda quale parole suo nonno ha usato? Eccolo qua. Paola, questo è per te, Franca. Rispondo. Allora, mio nonno ha usato delle parole giuste, perché però sappiate, vabbè, io avevo 9 anni e mia sorella ha circa 2 anni meno di me. Però si è aperto, non so se ha captato che sotto certi punti di vista eravamo bambine, ma a volte magari qualche sofferenza ti può aiutare, ti fa anche diventare un attimino più adulta, però non l'ho raccontato, cosa che poi ho avuto riscontro quando poi ho conosciuto Giuseppe Valotta e ho preso un paio di libri di Sopravvissuti a Mauthausen e lì ho avuto la conferma, poi sentendo anche testimonianze. Mio nonno ha raccontato purtroppo un episodio molto crudele successo a Mauthausen e a un certo punto i tedeschi non riuscivano più ad eliminare gli ebrei, per cui è arrivato forse più di un convoglio nel campo di Mauthausen con famiglie di uomini, donne, bambini o che cosa, e mio nonno ha avuto il coraggio di raccontare che purtroppo i tedeschi hanno preso i bambini e li hanno buttati per aria e li hanno usati come terrassegno. Scusate se faccio questo racconto un po' cruento, ma ve lo dico per dirvi una cosa. Quando io poi crescendo, il racconto del nonno è rimasto sempre dentro di me, dicevo,
Io mi sono sempre documentata su questa parte di storia, sia la parte politica che la parte della deportazione dell'ebreo, che cosa mi è sempre rimasta molto dentro. E dicevo, strano però, il campo del nonno era un campo di lavoro per i detenuti politici, strano che lui abbia parlato di bambini o che cosa. Cioè, pensate, io avevo 9 anni eppure questo racconto mi è rimasto impresso dentro, però non è che io sono cresciuta, sono riuscita a elaborarlo, non so, ditemi, sarà strano, ma sono riuscita a elaborarlo senza, però è una cosa a cui ogni tanto pensavo, dicevo, forse il nonno si è un po' confuso con racconti di qualcun altro, e invece ahimè no, il nonno non si era proprio confuso, perché questo è successo. Una sera per caso c'era un testimone a un programma un po' di anni fa, e questo testimone raccontò questa cosa successa nel campo di Mauthausen. Poi ho comprato un paio di libri, uno del signor Signorelli, che era stato deportato anche lui, che io ho letto, e raccontò questo episodio drammatico. Cosa dire a questa signora, a tutti voi? Io penso che il nonno, se ha raccontato questa cosa, voi pensate, l'ho scritto a Guido poi, una delle cose che ho scritto quando lui mi ha detto di scriverle, insomma un attimino un po' la storia, se un uomo di 82 anni a 2 bambine racconta questo episodio che si è portato dentro per anni, ho pensato, questi uomini impotenti che sono stati spettatori di questo crimine che non ha parole, perché non ci sono parole, non si può dire niente, o che cosa, voi pensate quale peso questo uomo, che è mio nonno, come tutti quelli che sono tornati, che si sono portati dentro per anni. Se lui ne ha parlato, parlando con Milena Bracesco, che ho conosciuto quando ho fatto il mio primo unico pellegrinaggio, sai Milena, lui ha detto, lui ha dovuto parlare perché doveva, non poteva andare via tenendosi dentro queste cose. E io dico che se lui in noi ha trovato le persone giuste con cui farlo, questo a me fa piacere, perché sarà andato via da questo mondo con qualcosa che comunque non si è portato dentro in mezzo a tante sofferenze, mi viene da dire questo, e lasciate in eredità. Ha usato delle parole che però l'ha fatto mentre noi giocavamo, i bambini sono curiosi, e io mi avvicinavo a mio nonno, io poi con mio nonno ho avuto un rapporto veramente molto profondo, e proprio ero io che a volte gli dicevo, nonno raccontami di quando sei stato in campo di concentramento, probabilmente sentivo che lui aveva bisogno di liberarsi di questa cosa, e lui raccontava, lo dico serenamente come mi vedete, cioè non è che, e io nel tempo sono riuscita a tenerlo dentro di me, però elaborarlo in una maniera che non è che sono cresciuta con un trauma, certo ci penso, perché quando mi soffermo e penso dico, come ha fatto il nonno a sopravvivere a questa cosa, come ha fatto a queste sofferenze, a tutto il resto e così via, però così è. Vediamo se ci sono qualche, se c'è qualche altro intervento del pubblico, se voi avete poi delle altre osservazioni da fare, in attesa che arrivi un'eventuale nuova chat, come si chiama. Pare di no. Allora, io non so, vi ringrazio molto per la vostra partecipazione. Grazie a voi. Speriamo di rivederci in casa della memoria. Grazie Maria, grazie Paolo, grazie Franca, arrivederci, e noi ci rivediamo con altri 3 interventi mercoledì prossimo alle 18 su questo schermo. Grazie, arrivederci. Grazie.